Bella raga, sono Blackroll e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me nella mia primissima esperienza ad un TEDx. Per chi non conoscesse TEDx vi spiego che cos'è in maniera molto breve. Non è altro che un format dove praticamente le persone vengono invitate, quindi è stato invitato la TEDx, dove in ogni episodio ci sono 11 speaker e questi speaker sono tutti accomunati a un argomento, che in questo caso è il futuro. Quindi dovrò parlare di quello che voglio, della mia nicchia, quindi del beatbox, del mondo del beatbox, connesso al futuro, perché tutti saremo su quella tematica. Ogni intervento ha massimo 12 minuti. E nulla, è un'esperienza fighissima. Non vedo l'ora. Saremo dentro un auditorium, un teatro con più di 600 persone. Quindi sarà una figata abissale. Detto ciò, raga, vi mostro la camera visto che siamo qua. Guarda, qua ci sono io, ciao raga. Molto, molto spazioso, molto, molto figo. Sono proprio gasatissimo. Non vedo cosa sto inquadrando in questo momento. Volete il video? Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ma soprattutto seguitemi sui social e iscrivetevi al canale se volete supportare quello che faccio. Bella raga, divertitevi. Prima di cominciare con il vlog vi starete chiedendo: ma com'è possibile che la webcam ti sta seguendo? HubSpot Tiny 2 è una webcam 4K con intelligenza artificiale e auto tracking. Infatti, come vedete, se io mi alzo, lei mi segue. Puoi attivare varie funzionalità con i comandi vocali. Hi Tiny. Sleep Tiny. Inoltre la qualità della webcam rimane comunque buona anche con scarsissima illuminazione. E io vi giuro che in questo momento la mia stanza è buia. C'ho solo e soltanto la luce del monitor. E tramite alcuni movimenti del proprio corpo potrei anche attivare lo zoom. Vediamo se ci riesco, aspetta. Let's go! Il 16 e 17 luglio infatti ci sarà lo sconto del Prime Day del 15%. E se aggiungerete il codice BLACKROLL avrete un ulteriore 5%, arrivando al 20% totale di sconto. Ringrazio nuovamente HubSpot per aver supportato questo video. E adesso iniziamo col vlog. Dubito voi mi vediate perché è strabuio. Spero che si veda qualcosa, sono dentro l'auditorium. Questo è il posto dove dovevo esibirmi. Ero super gasato e non vedevo l'ora di fare le prove. Prove finite, ora stiamo andando a cenare. Raga, sono appena rientrato in hotel. Domani si registra il TEDx. Non vedo l'ora, quindi raga, ci vediamo domani e buonanotte. Buongiorno raga, colazione. Appena scoperto che le donne dopo avranno una piega dei parrucchieri, mentre gli uomini andranno a fare un escape room. Non lo sapevo, l'ho scoperto adesso. E spero di riuscire a registrare l'escape room con la telecamera, perché vorrei fare registrare l'esperienza in modo tale da mettere dei momenti qui. Spero di riuscire a farlo. Purtroppo non mi è stato concesso di firmare all'interno dell'escape room, però ho una foto di noi vestiti da pirata che ve la lascio perché è troppo bella. Stupendi. Dopo l'escape room ci siamo diretti nell'auditorium per la serata. Carichissimi siamo. No, carichi. Carichissimi. Siamo ufficialmente nei camerini del teatro. Io sono gasatissimo. Non mi sento pressione, non sento nulla. Sento solo e soltanto voglia di spaccare. Cioè, lo so che lo dico in ogni vlog, ma è così. Cioè, non ho pressione, solo voglia di salire sul palco e spaccare tutto. È ufficialmente iniziato il TEDx. La sala era sold out e più di 600 persone erano lì per lo show. Nel mio intervento ho voluto parlare di come mi sono avvicinato al mondo del beatbox, i miei traguardi come beatboxer, ma soprattutto ho voluto insegnare le basi del beatbox a tutto il pubblico, dividendo in tre gruppi tutte le persone che erano all'interno della sala e insegnando i suoni base che sono il... Se volete imparare anche voi le basi del beatbox trovate il video qui sopra. Quindi al mio tre, proviamo assieme. 1, 2, 3. Fate un applauso. Adesso faremo il solo indicando, ok? Ci provo. 1, 2, 3, 4. Oh! Allora ragazzi, scudo. Ok, per me è un applauso. Ovviamente non posso pubblicare tutto il mio intervento perché c'è il video ufficiale su YouTube. Quindi se volete vedere il video vi lascio tutto giù in descrizione oppure anche qui sopra. Ho appena finito di fare il TEDx, è andato perfetto. Non ho sbagliato nulla. Ho sentito un bordello. Ho detto, dai, io che luce lì. No, fa caldo. Grande, io ho sentito un bordello, ho detto...
ha spaccato il culo a tutti. Ha fatto... Com'è che hai fatto? Aspetta, no, come in bocca. Io sono veramente euforico, cazzo. Sono veramente euforico. Contento di come è uscito, contento di cosa ho detto, contento di come mi sono rapportato col pubblico. Tutto improvvisato al momento. Sono un animale, Dio povero. Sono un animale da palcoscenico, Dio povero. Finita la serata, sono ritornato in hotel. Ho trovato un regalo, ma stiamo scherzando. Esperienza bellissima, veramente. Sono troppo contento di com'è andata. No, no, c'è la maglia di TEDx. No, 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 no. Wow, sono contento, ma di più. Veramente, esperienza bellissima. Sto tornando con la mia valigia a casaccia. Io spero che questo intervento a TEDx Pordenone sia ispirazione per tantissimi di voi, perché veramente, oltre ad essermi piaciuto come mi sono esposto, secondo me è comunque un messaggio molto positivo. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta la mia esperienza, spero che vi abbia fatto coltivare le proprie passioni, i propri sogni, perché veramente è una cosa molto importante, raga. Detto ciò, se il video vi è piaciuto ricordate di mettere like, di iscrivervi al canale, ma soprattutto di farmi sapere cosa ne pensate di questo video, e noi ci vediamo al prossimo video.